Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Buona settimana, oggi è martedì. Ieri non siamo andati in onda per un piccolo problema tecnico del qui presente conduttore, non so molto bene, quindi vi chiedo scusa. Oggi invece siamo di nuovo qui in diretta, sempre come tutti i martedì, a parlare di periferie. Lo facciamo in compagnia di Walter Perubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Che ci ha portato un grandissimo ospite. Chi ci ha portato oggi? Un ospite non propriamente periferico nel modo in cui lo intendiamo noi, cioè come periferie urbane, quindi normalmente vengono dai quartieri della nostra città di Milano. Abbiamo Marlene Scholten del collettivo teatrale Wunderbaum di Rotterdam in Olanda. E perché qui? Perché recentemente, quest'anno, hanno messo in scena una, diciamo così, commedia, poi magari lei ce la descriverà meglio. No, era una commedia. Era una commedia, ecco, io che non sono particolarmente ferrato in questioni teatrali, però qualcosina. Una commedia, Chi è il vero italiano? L'hanno presentata a Mare Culturale Urbano, che è una delle nuove realtà emergenti nello spazio artistico milanese. E ha anche in questa settimana partecipato al Piccolo Teatro Grassi in una iniziativa chiamata Trame d'autore. Benvenuta allora a Marlene Scholten. Grazie. Benissimo. Impegnare, diciamo di Rotterdam, parla perfettamente italiano, complimenti anche. Grazie. Il tuo italiano. Raccontami un po' di questo Wunderbaum, questo collettivo che sì. 16 anni fa avete fatto nascere quel di Rotterdam. Esatto, allora siamo un collettivo di 5 attori, e abbiamo cominciato nel 2001 e in realtà lavoriamo ormai da anni sul livello internazionale, e una cosa che ci è sempre attirato è lavorare, diciamo, fuori i teatri, che vogliamo cercare la gente, non perché non crediamo più che la gente viene al teatro, però non ci basta, pensiamo che c'è un altro mondo anche lì fuori, il mondo in cui viviamo anche noi. E allora, infatti, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto, che si chiama Chi è il vero italiano, parla proprio di un olandese, io in questo caso, che si è trasferita a Milano e nel nuovo condominio ho incontrato uno dei miei vicini che mi ha detto: guarda, se lei vuole vedere Italia, venga all'assemblea di condominio, perché lì si vede l'Italia. Allora ho detto: caspita, bellissima idea per fare uno spettacolo. E con, insieme a Mare Culturale Urbano, ho cominciato a cercare persone qui nel quartiere di San Siro. Ho fatto non so quanti chilometri qua in bici e da lì ho trovato questo gruppo fenomenale, posso dire adesso, che cominciando dalle loro storie abbiamo costruito un'assemblea di condominio. E anche lo spettacolo, non solo gli attori vengono, diciamo, presi dalla strada, come si dice, no? Un po' del neorealismo, ma proprio anche la storia viene costruita grazie all'apporto di queste persone. Assolutamente. Certo, diciamo che la Walter, non avete dato un ruolo per Walter, ancora no. Propongo per la prossima. C'è già il caposcala del condominio di mia mamma. No, assolutamente. Che storie avete trovato? Sì, no, ma credo infatti per il fatto che loro non sono attori, okay. Secondo me la strada giusta è di raccogliere storie che sono veramente successe, perché è più facile, no? Se per esempio c'è una signora che a un certo punto ha trovato una testa di gallina nella sua camera da letto, che è caduta sul balcone, allora per lei raccontare ogni volta questa storia è come un'esperienza vera. Poi certo ci sono i problemi della divisione della spazzatura, il rumore, il problema delle videocamere, una cosa che ho scoperto anche veramente nel mio condominio, che ci sono delle videocamere che mi fanno un po' impressione. E poi anche a un certo punto
è arrivata una petizione con il titolo Degrado Totale, e quando ero appena arrivata mi hanno chiesto di firmare questa petizione, però ho detto scusa, io sono appena arrivata, io non vedo ancora il degrado totale, e mi sono trovata molto in difficoltà. Però ho capito che la grande differenza, credo, tra come ho sempre vissuto in Olanda, come vedo qua, che un condominio è una cosa in comune, no? Uh-huh. Se tu, per esempio, per la spazzatura, se io non divido la plastica con il cartone, abbiamo un problema tutti quanti. E da noi non esiste questo sistema. Allora è stata una bella metafora, anche come io devo prendere la responsabilità anche per te. Uh-huh. E come difendo il mio privacy, no? Come sì, dov'è il, come si dice, il border, il confine. Esatto, sì. Ecco, guarda, questa è la storia vero che porta, cosa fa per la periferia di San Siro, la periferia ovest di Milano, sul palco la porta, sia proprio anche delle sue storie, e poi la racconta. La storia dei teatri in periferia è una storia abbastanza importante, tu già altre volte ci hai portato dei dati davvero interessanti, giusto? E prima partirei con una sottolineatura. E cioè, noi vediamo l'aspetto artistico alcune volte fine a se stesso, quindi non con delle ricadute immediate sul territorio, e noi diciamo sul territorio periferico. Uno va a vedere una mostra, va in un bel palazzo, vede delle cose belle, torna a casa, se le ricorda. Invece la nostra sottolineatura è che, in particolare, adesso stiamo parlando di teatri, i teatri hanno un ruolo sicuramente artistico nella città, ma hanno una ricaduta sociale. Noi abbiamo mappato sul sito periferiemilano.com 111 teatri amatoriali o professionali presenti nelle 8, diciamo così, zone periferiche di Milano. Allora, avere una visione complessiva di tutte queste realtà, e se sparissero da un momento all'altro, il tessuto sociale si priverebbe di un elemento, di una luce di sostegno nella vitalità generale. Adesso con il collettivo Wunderbaum c'è stata questa costruzione di uno spettacolo proprio valorizzando delle energie presenti sul territorio. Allora, noi diciamo sempre che, e questo può essere anche per altre realtà, facciamo sempre una sottolineatura di questo genere per il ruolo che l'università potrebbe avere sul territorio milanese, e quindi vai, ci sei e susciti anche, tiri fuori quelle energie che sono presenti e che magari rimangono assopite per tutta una serie di motivazioni. E questo è uno degli aspetti di questa compagnia teatrale, che ha saputo valorizzare delle energie. L'altro aspetto è, per esempio, abbiamo avuto ospite in una delle nostre precedenti trasmissioni, il teatro Atria Ringhiera. Il teatro Atria Ringhiera, che con questa fine del mese cesserà la propria attività nella sede storica di via Boifava. E al di là di questo aspetto artistico, teatrale, di una compagnia teatrale, di un teatro che chiude, ma l'energia che avevano messo tutti gli attori della compagnia teatrale aveva bonificato anche l'esterno del teatro. Aveva contaminato il quartiere. La piazza, che prima era un ricettacolo delle cose più strane, e che era un luogo di degrado, è diventato un luogo, come si suol dire, rigenerato. Adesso che questa realtà teatrale, per tutta una serie di motivi burocratico-strutturali, sarà costretta a cessare la propria attività, il quartiere intorno, la gente che normalmente frequentava, passava da quella piazza, dirà: ma adesso la piazza che fine farà? Perché era il teatro, era un presidio sociale. Infatti, immagino che i presidi sociali voi ne avete fatto anche a volte, appunto, quasi inconsapevolmente, a volte avviene, nel senso appunto portando gli spettacoli in certe zone, poi per fortuna si diventa quello. Tant'è che ormai siete anche stati riconosciuti a livello internazionale, appunto, e avete preso anche la direzione artistica di un teatro tedesco, giusto? Sì, giusto, sì. Infatti, dall'anno prossimo saremo direttori artistici di un teatro a Jena, che infatti tra Berlino e Monaco.
e cerchiamo dall'anno prossimo di collegare anche, diciamo, i temi olandesi, tedeschi, italiani, sì. Di fare, di lavorare proprio su che cosa ci unisce? Esatto, ci unisce. Sì, esatto. Sì, sì, ecco, sì. Infatti immagino che, insomma, con l'altro diciamo spesso, cioè, ogni periferia ha le sue specificità. Ha una sua storia. Ha una sua storia, dopodiché ci sono invece delle cose che accomunano tutte queste aree. Forse partire da quello per poi, sì, scendere nel particolare di ogni esperienza è importante, no? Sono importanti le due cose. Conoscere esattamente quella che è la realtà nella quale ci si immerge. Alcune volte, qui mi rivolgo al mondo della stampa, dato che tu sei il mondo della comunicazione, dell'informazione, arrivano dei giovani giornalisti e diciamo, vabbè, ma questa via qui dov'è? A sud, a nord, a est di Milano? Ecco, viaggiare con una cartina in mano e sapere se un fatto si colloca da una parte o dall'altra non è la stessa cosa. No. Sapere se si colloca nel verde dell'ovest di Milano oppure nelle aree dismesse di un'altra parte di Milano non è la stessa cosa, perché ci sono tutta una serie di problematiche completamente diverse. La periferia est di Milano è completamente un mondo diverso dalla periferia ovest. Esattamente. Di Milano, anche proprio come grandezza e anche come distanza culturale dal centro. Anche ci dire, sono cioè, il fatto che ti passi una ferrovia in mezzo non cambia, è la stessa cosa, no? Cambia veramente tutto. E per quello che non dobbiamo fare un ragionamento sulle periferie indistinte e nemmeno associarle a periferia e degrado, non è vero. Periferia è lontananza dai centri decisionali amministrativi, questo è il tema. Nella costruzione della nostra città, Milano era il centro storico, no? Il centro, dopodiché mano a mano si è allargato nel 1873 con il comune di Corpi Santi e dopodiché nel 1923 assorbendo l'altra dozzina di comuni che erano circostanti da Baggio, Liguarda, Lambrate e quant'altro. Che cos'è che è accaduto ogni volta? Innanzitutto questi processi sono avvenuti per non fusione ma per annessione, non c'era un accordo tra i due ruoli amministrativi, tra le due comunità, e quindi questo ha messo un po' in subordine una rispetto all'altra. Questo qui è un fatto storico. In secondo luogo, il centro amministrativo che era il riferimento della comunità nei vari luoghi è sparito, è stato tutto centrato, possiamo dire banalmente, a Palazzo Marino, e lì c'è la distanza. È un po' la paura che molti hanno nel vedere la nascente città metropolitana, dicendo potrebbe il rischio è quello, e quindi poi nessuno molla da nessuna parte, e quindi ci troviamo ad avere una città metropolitana senza governance, che non ha potere decisionale, tanti comuni che invece tengono il proprio potere nel proprio comune, e quindi queste periferie che diventano, anzi si amplificano, mi viene da dire, quasi a volte, anche perché non fanno fatica a comunicare tra di loro. Ma qualcuno ha fatto un ragionamento che secondo me non è adeguato, dicendo c'è la città metropolitana, quello che era periferia di Milano non è più periferia perché le periferie si spostano. Dal punto di vista amministrativo, è come dire allora che la Grecia è al confine dell'Europa, cambiamo solo la visione, la scala. Dal punto di vista amministrativo non è così, perché i comuni che poi nell'ambito della città metropolitana hanno fatto degli altri rilievi, cioè mettersi insieme un comune come quello di Milano, che è enorme, dei piccoli comuni, e quindi noi siamo comuni subordinati, ma ritorniamo al nostro fattore. Il tema è che i comuni rimangono, i territori dei comuni rimangono con la loro centralità amministrativa. Invece una zona di Milano rimane con la sua non centralità amministrativa, perché oggi è vero che hanno introdotto... Municipi non ti piacciono, no? No, i municipi vanno bene. Noi partiamo da un dato storico. La restituzione della centralità amministrativa, dopo che era stata, diciamo così pure, usurpata nel 1923, in particolare per i comuni limitrofi, quindi quelli che sono la periferia di oggi, no? C'era stato il tentativo di introdurla con il famoso decentramento, sì, i consigli di zona, nel 1968-69. Ma qual è il tema che abbiamo anche ripetuto più volte? Che un regolamento, che era un bel regolamento, che dava... restituiva una centralità amministrativa ai territori, quello del 1977, è rimasto lettera morta per 20 anni. Dopo 20 anni è stato sostituito da un nuovo regolamento del 1997
che è rimasto lettera morta per altri 19 anni. Sulla carta era meglio o peggio? Un pochettino peggio. Ah, pure. Un pochettino peggio. No. Adesso è stato sostituito dal regolamento dei municipi del 2016. Però, non lo diciamo noi, lo dicono tutti, il motivo che ha portato a chiudere questa partita con l'introduzione dei municipi è stato che altrimenti non ci sarebbe, non si potrebbe fare l'elezione diretta del sindaco metropolitano. Questa è stata la motivazione che ha spinto, con tutte le conseguenze poi della serie, vabbè, meglio fare qualcosa piuttosto che fare niente. E lo costi tu presidente del municipio felice. Però allora noi dobbiamo renderci conto che in tutti questi anni, per cui fino al 2016, non 100.000 anni fa, ma fino al 2016, c'è un consolidato politico-burocratico che è sempre stato immobile. Sempre con questa aspettativa. Adesso c'è una grossa aspettativa anche per chi fa il consigliere, il presidente del municipio, perché c'è stata l'elezione diretta. L'assessore. C'è una struttura assessorile e quant'altro. Però il tema è, va bene, ma che poteri hanno? Perché se torniamo su uno degli elementi di criticità delle nostre periferie, che sono esattamente i quartieri popolari di edilizia residenziale pubblica, mentre nel regolamento del 1977 era previsto qualcosa, non entro nel dettaglio, nei successivi regolamenti non è previsto assolutamente niente. Quindi un presidente di municipio, un consiglio di municipio che si trova a dover affrontare la propria struttura sociale e anche abitativa delle persone che ci sono dentro e quant'altro, non ha competenze. Questo è il dato vero. Ecco, allora parlare di restituire la centralità amministrativa, questa non è una restituzione della centralità amministrativa. Ecco, ma la mia te volevo chiedere questo: che, sì, che quartiere hai trovato nel momento in cui appunto ti sei andata a confrontare con questa periferia che molti definiscono poi appunto degradata? Insomma, molti giornali ci marciano e fanno titoloni un giorno sì e l'altro pure sulla grande degrado della periferia. Tu ci hai costruito uno spettacolo, tu e la tua compagnia ci avete costruito uno spettacolo intero dove non credo si parli di degrado. Scusa? Dove non credo si parli di degrado, oltretutto, cioè non è il tema quello del degrado delle periferie, appunto. No, assolutamente. Che periferia hai trovato? Ma scusa, no, stavo pensando prima a quello che ha detto Walter, perché mi è venuto in mente che noi abbiamo fatto una volta uno spettacolo a Los Angeles, a Skid Row, dove ci sono tutti i senza tetti, no? E lì, infatti, mi ricordo benissimo che stavamo lavorando lì e c'erano dei turisti, credo c'erano tedeschi, non mi ricordo, e che mi hanno chiesto a un certo punto: ma dov'è il centro qua? E infatti l'idea di avere il centro lì, per esempio, non esiste, no? L'idea nostra, non c'è, perché non c'è il centro, certo è tutta un'altra città, però io credo che per noi forse quella è anche un tipo di filosofia. Io non vado mai al Duomo, perché Duomo, non so, a me non ispira molto, io non vedo che lì c'è il centro e poi c'è il mondo fuori. Per me in realtà questo è un quartiere, ma vivace, molto interessante, popolare infatti, e poi per me il mio obiettivo è di portare arte con una grande qualità in questi quartieri e di far partecipare la gente a questa qualità. Allora sì, che cosa ho trovato? Certo, situazioni assurde, ma se tu vai per strada a chiedere persone: ma guarda, io vengo dall'Olanda, sei interessato a partecipare a uno spettacolo? Ti guardano come: Madonna, dove arriva questo? No, proprio dall'Olanda. No, un alien. No, e poi certo una cosa che ho scoperto veramente costruendo lo spettacolo è un cliché, però è vero che siete molto, sì, siete più espressivi, non c'è niente da fare, no? Se si comincia a parlare, infatti faccio sempre l'esempio, se io chiedo a un olandese: buongiorno, ti vuoi presentare? Dice: guarda, io mi chiamo Gianni, punto, devo dire qualcos'altro? E invece qua parte un monologo. Proprio. E siamo a Milano. Ma quella è bellissima, sì, infatti siamo ancora a nord. Sì, però per me giustamente è molto bello, no? Perché per me è un altro mondo. Cosa c'è oltre alla direzione artistica del teatro di Jena? Sì. Cos'altro nel futuro di Wunderbaum?
Ma innanzitutto portiamo chi è il vero italiano adesso a Roma Europa, al festival. Faremo lì nel quartiere di Quarticciolo e farò anche un piccolo laboratorio sempre con gli abitanti di quel quartiere e poi loro vedono la versione milanese. Allora sarà una piccola battaglia, spero. Bello. Potrebbe essere bello, interessante. E poi stiamo facendo nuovi progetti. Tra uno che vorrei fare anche di nuovo qua a Milano insieme a Mare Culturale Urbano, insieme a tanti cori diversi, che si tratta dell'inno, lo dico bene, inno? La canzone, sì, sì, canzone nazionale, diciamo, no, sì. Perché ho scoperto che, essendo qua adesso come straniera, mi rendo conto che la musica per me è una cosa così fondamentale e che io sento, io non faccio parte della vostra storia, no? Musicale, mi sento proprio straniera. E allora ho pensato, voglio cominciare proprio dalle canzoni più popolari, più nazionali, e di capire che cosa vogliono dire le parole, le melodie, e di farlo insieme ai cori. Sempre qua in questo quartiere. Sui cori, sì. Qua abbiamo un esperto. Infatti, se avete. Esatto. Quanti ne abbiamo aperti ormai di cori a Milano? Sono un centinaio di cori amatoriali milanesi. C'è qualcosa ancora in giro a proposito di cori che Consulta Periferia Milano sta portando? Sì, abbiamo l'ultimo, diciamo così, scampolo della rassegna Per nutrire l'anima, in particolare nella zona dei Navigli, promossa con il decanato dei Navigli. Ci sono gli ultimi 7-8 appuntamenti fino al 31 di ottobre nelle varie chiese dei Navigli, dove sono impegnati in quasi tutti gli spettacoli delle corali che fanno parte del progetto Cori Milano, il polo dei cori amatoriali milanesi, che non è un'associazione di cori, no? Ma è uno strumento per utilizzare i cori a vantaggio delle periferie. Avviato nel 2011, in particolare nel borgo di Figino, poi si è esteso in buona parte di Milano. Abbiamo in opera una dozzina di piccole rassegne teatrali e abbiamo l'adesione e la disponibilità di 40 cori amatoriali, tra cui anche qualcuno proveniente dai comuni della città metropolitana di Milano, ma anche da Monza Brianza e Varese. Quindi diciamo che è una situazione estesa ed è una ricchezza, un potenziale proprio per... Noi abbiamo lanciato l'iniziativa Cori in Corte per andare nei quartieri a cantare, perché ci sono tantissime persone, in particolare quelle più anziane, ma non solo, che hanno difficoltà a muoversi dalla loro residenza. E quindi andiamo noi da loro. Questa è esattamente la logica di rivitalizzazione delle periferie, di rigenerazione delle periferie, dove c'è un'energia assopita nei vari quartieri, ma se c'è qualche forma esterna che va a dargli una mano, poi si creano dei mix interessanti e utili. E quindi anche questo tema del popolare può essere una delle strumentazioni da utilizzare. Ricordiamo che tutto ciò che si vuole sapere su Consulta Periferia Milano lo troviamo dove? Sul sito? periferiemilano.com. Invece, se vogliamo sapere cosa c'è nel futuro di Wunderbaum, le coordinate per trovarvi? Guardi sul sito wunderbaum.nl. Ok. un'ultima notizia. Parte domani da Quarto Giaro, ma poi articolata in vari quartieri, da Baggio a San Siro, a Lambrate, al Corvetto, a Niguarda, la scuola di periferie. Una scuola di periferie che ha una diciamo prospettiva biennale, dove in questo scampolo del 2017 avremo una sorta di avvio, una sedimentazione nel 2018 e un consolidamento nel 2019, dove vogliamo mettere a sistema tutta una serie di conoscenze che in primo luogo noi abbiamo maturato in 12 anni di attività, attraverso da una parte 100 incontri, convegni e quant'altro che
che abbiamo fatto sempre con l'orizzonte periferico su temi specifici, e nello stesso tempo anche quella operatività che abbiamo messo in campo e quindi ci ha fatto incontrare con o scontrare anche alcune volte con la burocrazia. Si parte da Quartoggiaro mercoledì 27 settembre alle ore 21 in Villa Scheibler. L'iniziativa in quel caso è stata sostenuta e a cura di alcune associazioni locali che promuovono Consulta Periferia Milano a livello cittadino. Abbiamo quattro appuntamenti. Il primo si chiamerà Riempire i vuoti, perché abbiamo tantissimi vuoti a Milano che hanno difficoltà ad essere riempiti per tantissimi motivi. La scuola che vuole essere operativa, però, ma avrà una struttura proprio scolastica come materia, per cui ci sarà la storia. Abbiamo due appuntamenti, per esempio la biblioteca ARA nel quartiere San Siro, dove partiremo con dei libri che sono stati scritti da storici locali, diciamo così, e che aiutano a conoscere la storia di quella che è la Milano e che ci aiuta a guardare dietro, ma proprio per svilupparci nel futuro. E ecco, questi qui sono i primi appuntamenti, ma da lì se ne si diventeranno altri. Pensiamo, perché abbiamo già avuto così delle prove tecniche di trasmissione nel 2016, anche questo 2017, saranno 30 appuntamenti all'anno. Perfetto, Marta, io ti ringrazio come sempre per tutte le notizie che ci dai. Grazie a voi. Ci rivediamo martedì prossimo per parlare di periferie. Marlene, grazie mille, ho avuto l'onore di vedere questo spettacolo. Dai, vieni a Roma allora. La parola di riportarlo anche a Milano poi. Sì, per forza anche a Milano. Grazie davvero tanto di essere oggi con noi. Grazie, e vi seguiremo sicuramente. Wunderbaum.nl, il sito internet su cui seguirvi. Grazie mille davvero e buona giornata a tutti e due. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre domani, nuova puntata di Good Morning Milano, e questa sera alle ore 18 con il telegiornale della sera di Milano All News, sempre in diretta, l'informazione aggiornata su Milano e la città metropolitana. Grazie mille, arrivederci, a presto.